Il logo che sarà utilizzato a partire dalla prossima stagione 22-23 lo fa il 25 marzo, quindi il giorno del Capodanno fiorentino. E io chiamerei subito Alessandro Ferrari, direttore comunicazione e relazioni estere, per raccontarci un po' il percorso che ci ha portato poi ad arrivare a questa giornata. Grazie Rosa, buongiorno, intanto grazie per la vostra presenza. Oggi aggiungiamo una nuova iniziativa su tante che ne abbiamo portate avanti in questi ultimi anni. Lavoriamo con le scuole, lavoriamo con le università, lavoriamo con gli ospedali, siamo presenti sul territorio, abbiamo creato il Baby Pack. Tante cose che si ricordano sempre che siamo a Firenze, che si ricordano sempre la storia, che si ricordano sempre i valori che ci sono dietro e dentro la Fiorentina. Oggi ne presentiamo un'altra. Il mondo va avanti a immagini, il mondo va avanti a momenti, il mondo va avanti a catturare in una frazione di secondo un concetto, un valore. I loghi e i brand fanno parte di questi momenti. Stiamo portando avanti un lavoro da forse un anno e mezzo, se non due, insieme a tutta la struttura, anzi, diciamo, ha guidato la struttura marketing di Carlotta Robotti, con Claudia Quattrone, questo tipo di lavoro. E quindi oggi abbiamo piacere di condividerlo con voi, dopo che l'abbiamo condiviso nei mesi passati con i tifosi, con i cittadini, con tutte le persone della Fiorentina. Abbiamo preso spunti, abbiamo preso idee e pensiamo di essere arrivati a un buon lavoro. Quindi grazie, la giornata di oggi è questo e Rossella ci guiderà. Grazie Alessandro. Allora chiamerei subito il direttore generale Gio Barone. Direttore, venga a sedersi accanto a me. Grazie, Buongiorno. 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 Oggi è una giornata storica per la Fiorentina. Sì, direi che oggi è una giornata importante. Direi che quando siamo arrivati, quando Rocco Commisso e la famiglia Commisso ha comprato la Fiorentina nel 2019, giugno 2019, ha creduto nella bellezza della città, nella bellezza della storia della città, ma soprattutto nella tifoseria che accolge, che riunisce tutta la Fiorentina, tutta la città, tutta la storia della Fiorentina. Direi è un momento storico perché stiamo oggi presentando un rebrand del nostro marchio. Vorrei accogliere questa mattina qui con noi una parte della storia importante, un nostro grandissimo giocatore degli anni 50-60, Alberto Orzan, che è qui questa mattina con noi. Eccolo qui, dopo lo chiameremo Sì, con i nostri microfoni, esatto. sì. È al Museo Fiorentino che ovviamente racconta tutta la storia. In questo cammino, in questo futuro, no? Che stiamo a parlare oggi qui, è un futuro importante per noi, un futuro importante perché la famiglia Commisso, il Presidente ha creduto in questa città, abbiamo fatto tante iniziative, tante cose. Purtroppo abbiamo passato un periodo molto delicato, un periodo del Covid, un periodo delicato della pandemia, le famiglie. Tutti i nostri tifosi, i nostri giocatori che oggi giocano per la Fiorentina, anche quelli del passato. Allora, e oggi stiamo passando anche un altro periodo molto delicato nel mondo, dove ci sono tante guerre in giro per il mondo. Allora io chiederei una cosa importante, no? Chiederei un momento di pace, un momento di pace nel mondo. Perché? Perché le nostre famiglie, i nostri bambini abbiamo passato un percorso molto importante durante la nostra vita
che ovviamente rimane sempre dentro di noi. E in questo momento che la Fiorentina ricorda il passato, il presente e il futuro, noi abbiamo fatto un investimento sulla Fiorentina che sarebbe il futuro. E io chiederei a tutta la città, chiederei a tutta la tifoseria, a tutti i giocatori che hanno giocato per la Fiorentina, di avere questo cammino con noi, di avere tanta pazienza in questo cammino, di quello che noi presentiamo oggi. Perché? Perché Rocco Commisso ha creduto in questa città. E credere in questa città è un cammino molto importante. Credere significa non solamente sul lavoro che si fa con tutti i dipendenti, ma anche a livello finanziario, e fare degli investimenti quando tante persone non hanno creduto in questo cammino. E allora è un investimento su Viola Park, è un investimento sul futuro a casa del nuovo stadio del Franchi, e questo è un cammino dove si chiede nuovamente a tutti attorno alla Fiorentina di rimanere con noi e crescere, per far crescere la Fiorentina. Oggi ci sarà un momento importante che rappresenta la storia del passato, oggi e il futuro. Ma perché un nuovo logo? Da dove nasce questa esigenza? Nasce da quando siamo arrivati. Abbiamo messo insieme tante iniziative, ovviamente la parte di Viola Park e il futuro della Fiorentina, e gli investimenti fatti dentro Viola Park. Ovviamente è importante durante i lavori che si fanno di far emergere questa nuova iniziativa del nuovo logo. Bene, io chiamerei David Bini, il presidente del Museo Fiorentina, per un excursus un po' sui loghi del passato. Ecco qui il microfono, lo prendo io. Eccoci. Ecco a lei, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, cominciamo col dire che questo che vedete nel pannello è un lavoro che come Museo Fiorentina abbiamo affrontato, una profonda ricerca storica che ci ha impegnato per oltre 2 anni, a tutta la commissione storia, a tutte le persone che con me hanno lavorato in team, a cominciare da Massimo Cervelli che presiede la commissione storia. Abbiamo ricostruito tutte le prime divise della Fiorentina in questi 95 anni di storia e le potete vedere sul nostro sito museofiorentina.it, in modo da realizzare un percorso iconografico dettagliato e finalmente completo. Quelli che vedete sulla sinistra sono i nostri primi gigli, una selezione dei nostri primi gigli. La Fiorentina ha utilizzato fino ad oggi nella sua storia sulle divise da gioco 21 gigli diversi. Si comincia col primo a sinistra, che è il giglio nella forma goccia rovesciata, che è stato creato per mettere insieme i due precedenti gigli della palestra ginnastica Libertas e del club sportivo, quindi il nostro primo giglio del debutto è quello. Poi proseguendo c'è a destra un giglio che vedete con il fascio littorio, che è dovuto a una norma della Lega Calcio del 1927 che imponeva a tutte le società di apporre sulle divise da gioco, insieme al loro logo sociale, anche il fascio littorio. La Fiorentina per una sola stagione ha utilizzato quel tipo di giglio. Poi il terzo che vedete in fila è il primo giglio che appare sulla maglia viola del 29, quindi un giglio molto classico, se vogliamo, molto, molto rifinito, molto ben curato. All'epoca erano ovviamente tutti ricamati a mano sulle maglie, c'era una tecnica di produzione estremamente diversa. Poi cominciamo a entrare in una serie di gigli particolarmente stilizzati che risentono del futurismo, che all'epoca era, negli anni 30, un movimento grafico anche di gran voga. Per cui si comincia ad arrivare a diversi gigli, e il sedicesimo della nostra storia, che è quello che vedete nella maglia qui alla mia sinistra, ha invece una storia molto particolare. Mi vorrei soffermare primariamente su questo, perché dobbiamo tornare, fare un passo indietro e cominciare dall'inizio della Fiorentina. La Fiorentina è stata fondata nel 26 grazie allo sforzo del marchese Luigi Ridolfi, che è il nostro primo presidente e primo fondatore.
Dopo 30 anni dalla fondazione, nel 55-56, come sappiamo tutti, riusciamo a vincere il nostro primo scudetto. Quindi la Fiorentina finalmente diventa una squadra più importante d'Italia, in quel momento più ammirata d'Italia. Ridolfi in quel momento non è presidente della Fiorentina, il presidente è Befani, però lui ha un incarico in federazione ed apporta ovviamente sempre la Fiorentina nel cuore. Nel momento in cui vede la Fiorentina arrivare su questi palcoscenici importanti, la vede giocare in Coppa dei Campioni, quindi la Fiorentina comincia ad avere una dimensione europea molto prestigiosa, perché andiamo a giocarci come prima squadra italiana alla finale di Coppa dei Campioni a Madrid, lui decide di... Che questa squadra, l'immagine di Firenze rappresentata dalla Fiorentina debba avere un marchio più aggressivo, un marchio più importante, un marchio più di immediata visualizzazione, più semplificato ma anche stilizzato. E siamo nel 57. Lui disegna personalmente il giglio che vedete qui, che è stato disegnato direttamente dal Marchese Ridolfi, lo porta a Befani, di cui era amico, e lo convince ad adottarlo come nuovo simbolo della Fiorentina. Poi personalmente lo porta al ricamificio per controllare le prime prove di ricamo. Quindi è proprio un giglio questo che ci riporta agli albori della storia, perché è stato realizzato proprio dal fondatore della Fiorentina. Fondatore della Fiorentina, che voglio ricordare, ha un altro parallelismo importante con la proprietà di oggi, che è la proprietà del nostro presidente commisso, perché lo stadio dal quale noi stiamo facendo questo intervento oggi è stato realizzato grazie allo sforzo di Luigi Ridolfi, che ha venduto delle proprietà personali per mettere i soldi e completare questo lavoro di costruzione dello stadio. La famiglia Commisso, dopo tanti anni, ha fatto un investimento per il Viola Park che sarà destinato a rimanere in eredità a Firenze. Quindi Ridolfi lascia in eredità lo stadio dove siamo adesso, anche con i suoi sforzi personali, la famiglia Commisso lascia in eredità il Viola Park. Questo è un parallelismo meraviglioso. Quindi questo giglio 65 anni fa ha rappresentato un momento di grande innovazione per la nostra società. Questo giglio resta in carica, diciamo, sulle maglie sociali della Fiorentina dal 57 fino al 57-58 fino al 66-67. Sono 10 anni nei quali noi riusciamo a vincere ben 12 trofei. È il periodo storico più importante della Fiorentina per trofei vinti, con questo giglio, che è in assoluto il giglio più vincente della nostra storia. 12 trofei, io ve li leggo tutti, di questi 12 trofei 9 sono della prima squadra e 3 del settore giovanile. Coppa delle Coppe 60-61, Mitropa Cup 65-66, Coppa Italia 60-61, Coppa Italia 65-66, Coppa dell'Amicizia Italo-Francese per Nazioni nel 59 e anche nel 60, Coppa delle Alpi per Nazioni nel 61, Campioni d'Italia Cadetti nel 57-58 e Campioni d'Italia De Martino nel 63-64. Poi per il giovanile, Campioni d'Italia Juniores nel 57-58, Campioni d'Italia Juniores nel 58-59 e Torneo Internazionale di Viareggio nel 66. Presidente Vini, ma come il nuovo logo si sposa con i loghi del passato? Beh, innanzitutto c'è da fare un'altra precisazione. Si sta parlando di un'operazione di restyling, di rebranding, quindi di ricostruire qualcosa di nuovo. E anche in questo oggi siamo davanti a un elemento assolutamente eccezionale che la Fiorentina ha deciso di scegliere, perché solitamente in un'operazione di rebranding si stravolge completamente e si rifà tutto nuovo. Porto ad esempio la stagione 81-82, quando fu realizzato il famoso giglio rotondo dalla famiglia Pontello, che la Fiorentina ha utilizzato quest'anno sulle maglie gara, ed era un giglio totalmente innovativo che non aveva nessuna attinenza con il legame storico. Viceversa, la società quest'anno ha deciso di fare questo tipo di rinnovamento, ma guardando al passato, quindi proiettandosi al futuro, ma guardando al passato con un grande rispetto della storia, del quale noi siamo profondamente orgogliosi, perché è stato scelto come veicolo principale per il nuovo logo questo giglio, che è un giglio che ha un'importanza storica fondamentale, perché è il giglio, come dicevamo, più vincente della nostra storia, un giglio che era moderno 65 anni fa, per cui è moderno ancora oggi come design, e che poi affonda le sue radici proprio nel suo disegnatore, che era il nostro presidente e fondatore. Quindi direi che è la chiusura di un cerchio perfetta. Grazie mille, Presidente. Grazie a voi. Grazie. Io torno dal direttore Barone, perché per l'occasione è stato fatto anche un manifesto. Vuole raccontarcelo? Sì, allora, questo è un lavoro che è più di un anno, quasi due anni, che la Fiorentina con l'agenzia sta lavorando con
con questo rebranding e con il manifesto. Sono tutte sono iniziative che coinvolgono i tifosi, la città, istituzioni, tante persone, in un periodo particolare che è il periodo del Covid. Il manifesto che vediamo sui schermi sono parole, frasi utilizzate dai nostri tifosi in giro per il mondo. Praticamente sono i nostri tifosi che storicamente sono nati qui a Firenze, che stanno in giro per il mondo, e questa ricerca viene utilizzando frasi e parole dalla nostra tifoseria. Le faccio una domanda anche su ACF. Che cosa vuol dire, se ci sarà nel nuovo logo, che chiaramente andremo a svelare tra pochissimo? Allora, la parola ACF legalmente significa solamente ACF, non significa Associazione Calcio Fiorentina o Associazione Calcio Firenze. Legalmente, quando abbiamo comprato la società dalla famiglia della Valle, sono solamente tre parole ACF. ACF nel nuovo logo che stiamo per vedere non sarà dentro, però ACF ovviamente rimane, perché nel sito internet acffiorentina.com non cambierà. Le nostre poste elettroniche che mandiamo in giro per il mondo o i vari colleghi è sempre barone@acf. Quindi se volete scrivere al presidente sapete, sì, come fare, al direttore. Sì. E poi ovviamente un'altra fase importante, no? L'abilità di utilizzare ACF in altri contesti, no? Che sarebbe una linea vintage o altre situazioni dove noi possiamo utilizzare la parola ACF Fiorentina. Poi voglio anche precisare che la nostra parte legale, con il nostro arrivo, ha fatto un enorme lavoro legale, dove abbiamo portato a casa e registrato tanti marchi del passato. Questo è un lavoro che abbiamo fatto quando siamo arrivati. Quindi possiamo dire che il nuovo logo, insomma, nasce anche dall'esigenza di mettere in ordine i valori della Fiorentina. Sì, certo, era importante di dare un ordine al mondo moderno di oggi. Il mondo moderno di oggi ovviamente è un mondo digitale, un mondo molto veloce, e questa è una cosa molto importante, rispettando sempre i valori che nel manifesto, i valori che sono uscite sempre fuori, di rispettare la città sarebbe il giglio, di rispettare la Fiorentina sarebbe il colore viola e la parola viola. Bene, grazie direttore, manca pochissimo per lanciare il video e vedere questo nuovo logo. Io però chiamerei, visto che è qui, insomma, il nostro Alberto Orzan, venga qui, anche perché oggi abbiamo la Coppa delle Coppe del 61, la maglia con cui si è giocato quella stagione. Non saltello più come prima. Ieri ti avevamo bisogno di centrale. Ecco, questo per lei, si sieda pure. Che effetto le fa vedere quella Coppa? Siamo un po' non tanto mobili. Non lo ero mai stato tanto mobile, ma ero un buon tempista. Ora poi sono proprio immobile. Buongiorno a tutti. Lei voleva sapere che io... Sì, che effetto le fa vedere quella coppa? Beh, senta, devo fare i miei complimenti, signor Barone, a lei, al signor Commisso, alla società. Avete delle idee meravigliose. Ci avete fatto visitare il Viola Park l'altro giorno, è una cosa stupenda che rimarrà sicuramente negli annali della Fiorentina, anche quando per un motivo o per un altro non ci sarete nemmeno voi, ma lasciate una bella eredità. Questo mi fa molto piacere, perché Firenze
e i tifosi della Fiorentina sono attaccati alla squadra. Lo vedo io già da ormai, da quando ho smesso, sono parecchi anni, a tuttora sono sempre impegnati molto perché la squadra cresca e possa diventare sempre migliore di quanto lo era l'anno precedente. Sono contento della vostra società personalmente, ma credo che sia tutta la città contenta della vostra partecipazione. Grazie. Del resto sicuramente saranno contenti anche tutti i miei ex compagni che non ci sono più e sono il solo a rappresentarli. Spero di stare ancora un pochino, ancora di poter vedere, diciamo, questa Fiorentina arrivare magari forse al primo posto come se lo merita. Incrociamo le dita. Come se lo merita, perché la vostra società sta dando molto alla città e credo che i tifosi le siano veramente grati. Grazie mille, grazie davvero. Vogliamo far vedere il numero 5? Lo facciamo vedere, Orzan, lo giriamo. Sì, bisogna farlo vedere, dai, lo faccio vedere io. Giriamola. È il tuo, eh? Bello. Direttore, io grazie direi al Museo che Fiorentino per tutta la storia. Io direi che siamo arrivati al momento principale di questa giornata. Vogliamo lanciare il video e vogliamo scoprire il nuovo logo? Sì, dai. Lanciamo il video. Siamo unici da sempre, come il nostro calcio. Ostinati e ribelli, siamo fieri padroni del nostro destino. Immersi nelle meraviglie della nostra Firenze, portiamo la bellezza in cui siamo nati nel gioco della nostra vita. Sempre aperti alle sfide, sempre fedeli alle nostre origini. Siamo il brivido di ogni partita, l'emozione della lotta, il fiato sospeso prima del gol. Noi che amiamo il calcio, quello autentico, crediamo nel suo rinascimento. Siamo i viola. Il colore che tinge le nostre sfide, il colore che esalta la nostra forza. Unici, come solo noi sappiamo essere. Eccoci qui. Direttore, cosa vogliamo aggiungere? Ma direi sono emozionato per tutto il lavoro che abbiamo fatto. Vorrei ringraziare Carlotta, che questa mattina della nostra area marketing non può essere presente perché ha perso il papà. La salutiamo tutti. La salutiamo, gli facciamo i condoglianze. Tutta la squadra del marketing che ha lavorato su questa parte, ringraziando Alessandro, la parte legale della Elena Covelli e tutti quelli che hanno lavorato in segreto su questa iniziativa. Io direi sono molto emozionato perché ovviamente è una parte della storia della Fiorentina della Coppa delle Coppe del 61. Come David Bini ha spiegato, è una parte che rappresenta una Fiorentina che ha vinto tanto non solamente in Italia ma in Europa, e questo collegamento è quello che noi stiamo aspettando, no? Ecco perché quando ho iniziato ho chiesto di pazienza, ho chiesto un momento di pace non solamente nel mondo ma tramite la nostra città, tramite la nostra tifoseria, dove in questo momento storico accogliamo tante persone da Kiev, dalla Russia, ma anche dall'Ucraina e dalla Polonia, ma anche da altre parti del mondo. Il V, la viola, è la parola viola che ovviamente tutti i tifosi
utilizzano come nome della Fiorentina, è una parte storica, una parte unica nel mondo. In Italia la viola è la Fiorentina, è Firenze, è la città, e questo è evidente sull'investimento di Rocco e la sua famiglia, che io voglio continuamente ringraziare, e voglio salutare che Rocco, ieri sera dopo la partita abbiamo parlato, vi saluto a tutti, presto sarà anche qui presente con tutti noi, però la V è una cosa che si vede al Viola Park, si vede molto evidente al Viola Park, e sono straconvinto che questo è il futuro della Fiorentina. Ovviamente nelle maglie la parola qui sarà Fiorentina sotto, e poi questo logo ha tante abilità di utilizzare anche il nome ACF Fiorentina, però non saranno nelle maglie gara ACF Fiorentina, il nome non sarà nelle maglie gare della prossima stagione, qui sotto sarà Fiorentina nelle maglie gara. Bene, grazie mille direttore, allora direi che siamo pronti per le domande, se ci sono, chiamerei qui Alessandro Ferrari. Qui c'è il microfono, immagino. Eccoci. Se ci sono domande, chiarimenti o qualcosa, c'è lì la barra col microfono. Francesca. Guarda Ale, se posso, sì. Siccome è importante la persona che ha giocato in questa partita, lasciamo Alberto, lo spazio. Ti vuoi mettere qui accanto a me? Sì. Sì, qui. Ottimo. Perché hai portato tanta gloria nella storia della Fiorentina con quella maglia e con quel marchio lì. Buongiorno, prima il presidente del Museo del Calcio ha spiegato essere questo lo stemma più vincente, ovviamente l'auspicio che immagino abbiate dentro è che la storia in questo senso possa ripetersi. C'è stato un processo, insomma, che ha portato a questa scelta, come si è arrivati a questo nuovo stemma? Grazie. Sì, c'è stato un lungo processo dove abbiamo parlato con tanti tifosi, ci sono stati fatti tanti sondaggi con la tifoseria, sempre persone che sono tifosi della Fiorentina, abbiamo parlato con tante istituzioni, tante per avere un'idea sull'identità. Era importante a rispettare il giglio, il colore viola che durante il sondaggio era così evidente e forte che bisognava rispettare. Sì, buongiorno, io vorrei sapere se avete fatto un calcolo anche approssimativo di quanto questo nuovo logo potrebbe incidere a livello economico, perché immagino abbiate in mente tante iniziative, no, per poterlo rendere anche a livello commerciale fruibile. Allora, no, non ci abbiamo un sondaggio a livello economico, perché direi che le maglie gara ogni anno sono in tutte le squadre del mondo, non sono mai stessi, sono cambiati, cambiano, allora ci sono tanti motivi perché cambiano continuamente, allora la risposta è no, non è stato fatto per un momento economico, perché come ripeto lì ci sono dei momenti dove la maglia viene cambiata ogni stagione. Salve, complimenti, molto, molto bello. Vi chiedo se, siccome non siete la prima società di Serie A che in tempi recenti fa un rebranding dello stemma,
se da un certo punto di vista siete comunque orgogliosi del fatto che rimane un segno importantissimo dell'identità fiorentina, che è il giglio, perché mi viene in mente la Juventus o l'Inter, che sono le società che principalmente hanno cambiato il loro stemma, che non hanno sostanzialmente niente della storia di quei club. Ecco, se da un certo punto di vista siete degli apripista di come si possa ribrandizzare un marchio storico, ma mantenendo appunto le radici con il giglio. Grazie. Allora, il giglio, che io non sono un esperto del giglio fiorentino, però il giglio riteniamo viene rispettato tramite la storia di quando quello giglio veniva utilizzato, in particolare nel 61, in un momento molto importante nella storia della Fiorentina, che porta la Fiorentina a livelli europei, no? Penso che qui abbiamo, sono strasicuro che nel sondaggio che abbiamo fatto con tante persone abbiamo rispettato tutto quello che c'è da rispettare per la città di Firenze e soprattutto il cuore della Fiorentina, che è la tifoseria. Direttore, io avrei due domande. La prima, per ritornare alla cosa storica, questo è il giglio che è stato più vincente, delle stagioni più vincenti. Questa è la vostra intenzione, cioè tornare ad essere la società più vincente negli anni più vincenti? Questa è la prima domanda. La seconda, una delle critiche che vi sta muovendo in questo momento il cuore della tifoseria, la tifoseria più calda, è questa V più grande di questo giglio. Può dirci il perché? E seconda cosa, Fiorentina non sparirà mai, non si chiamerà mai viola questa squadra? No, la Fiorentina rimane sempre la Fiorentina, ma l'identità del viola è un'identità unica, che è unica nel mondo, soprattutto qui in Italia. Poi l'altra domanda sulla grandezza. Ma ovviamente sulla grandezza della V, che rappresenta il nome della squadra, no? Della tifoseria, la nostra tifoseria è enorme, è unica, è fatta da passione, come abbiamo visto la coreografia di Dante, è una storia importante, sono sempre accanto alla squadra, vivono ogni giorno con la squadra. Io non la vedo che la V è più importante del giglio, sono tutte e due collegati e fanno parte della storia della Fiorentina. Sulla società vincente, ovviamente facciamo il calcio, vogliamo arrivare a quegli obiettivi, tutti noi lavoriamo per quegli obiettivi. Nessuno scende mai nel campo per perdere una partita, pareggiare una partita. Penso che stiamo passando dei bei periodi. Come dico sempre, abbiamo bisogno di continuità. Con l'investimento fatto da Rocco su Viola Park abbiamo una bellissima base di creare una storia importante. Con la presentazione di oggi e la speranza di partire per una nuova storia, vi augurate che anche il calcio italiano apra una nuova storia, visto che questo è malato e non ci porta da nessuna parte? Ma questa è una bella domanda, no? Noi siamo 3 anni qui in Italia, ci sono tante proprietà stranieri, soprattutto americani o anche nordamericani. Il calcio italiano ha bisogno di un'enorme riforma in tanti aspetti, perché ovviamente non possiamo rimanere uno dei 5, quelli che si chiamano top league,
e siamo probabilmente la quinta, ma piano piano scivoliamo anche fuori di non essere la quinta top league qui in Europa. Ovviamente i ricavi è una parte importante, no? È una parte importante dello sport di oggi, che significa i diritti televisivi, significa tutto il futuro degli NFTs e tutti i nuovi prodotti che sono costruiti intorno alla Serie A. Ovviamente, come ho detto ieri sera al presidente Gravina, la Fiorentina è sempre a disposizione per aiutare con le nostre idee e iniziative, e quello io ci credo, però anche il calcio in Italia ha bisogno, come detto prima, delle riforme importanti, cominciando dal settore giovanile e cominciando dal decreto crescita. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti per il nuovo logo. Si è parlato di tradizione, la presenza di un campione d'Italia, emozione indubbiamente. Ci sarà la scritta Fiorentina sulle maglie, se ho capito bene. Sì, sotto. Quanto c'è di statunitense, penso al basket, dove c'è scritto Celtics piuttosto che Boston, piuttosto che Los Angeles, quanto c'è in questa tradizione e innovazione di statunitense? Grazie. No, non è perché siamo americani, cioè io, sia Rocco, io ci riteniamo di essere italiani. Ovviamente abbiamo totalmente una mentalità molto americana, perché ovviamente Rocco è diventato Rocco Commisso negli Stati Uniti con Mediacom. No, perché è un lavoro fatto qui in Italia, un lavoro fatto qui a Firenze. L'agenzia che ci ha dato ovviamente un gran supporto è Future Brand, un'agenzia italiana, ha lavorato con tutti i canoni e i crismi di quello che vuol dire mercato e presenza in Italia. Diciamo, l'input di iniziative nuove parte dalla presidenza, da Rocco Commisso, da Joe Barone, poi la declinazione di quello che sono le varie attività viene fatta ovviamente in base a dove siamo. Non giochiamo in America, giochiamo qui. Sì, poi voglio anche precisare, senza dire il nome, però la persona che ha lavorato su questo progetto è un signore toscano, stratifoso, ma tifoso della Fiorentina, che vive a Milano. Allora, dai Mario, aspetto una domanda da te, Mario. Niente? Allora passiamo a Sara. Salve direttore, sì. Immagino che possa essere un ulteriore stimolo far conoscere il logo anche fuori dall'Italia, nella speranza di ritrovare l'Europa. Quanto vi augurate che sulle maglie del prossimo anno questo logo sia visto anche a livello europeo, magari tornando in una competizione europea? Parliamo sui campi, no? Ovviamente sui campi giocati con l'arbitro, esatto. Parliamo su quello lì. E io mi auguro che ci possiamo arrivare, speriamo già la prossima stagione. Ovviamente ci abbiamo una fine stagione importante, dobbiamo fare dei risultati, dobbiamo avere continuità. E ovviamente lì ci vuole la squadra, il mister, che stanno facendo un ottimo lavoro. Certo, la società, siamo dietro la squadra, dietro questi iniziativi, e ovviamente vogliamo rispettare la storia, però ovviamente rispettarla significa anche creare la nostra storia del futuro. Poi ovviamente qui abbiamo un giocatore che ha indossato questa maglia con questo logo, che qui rappresentato anche nel futuro, iniziando la prossima stagione. Se c'è qualche domanda per Orzan, sarebbe anche utile a parlare delle sue esperienze quando lui giocava con questa maglia. Magari lo facciamo
vedremo tra pochissimo in, sì? Dopo la diretta. Che sì, abbiamo preparato un minimo rinfresco per ringraziarvi, per brindare a questa giornata. Direi che siamo a posto. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie. Ci possiamo fare una foto io? Sì.